Non esiste nessuna repubblica parlamentare nella quale si conosca l'esito delle elezioni la sera delle elezioni stesse. Non in Germania, non in nessuna repubblica parlamentare. Se si vuole conoscere la sera il risultato delle elezioni, si fa una repubblica presidenziale e si elegge un presidente che una volta eletto non ha più il vincolo di tenere assieme la sua maggioranza. Obama è stato eletto con i voti di un numero grande di gruppi diversi, li può scontentare tranquillamente se ritiene che questo corrisponda al bene del Paese e non ha il problema di tenere assieme una maggioranza. Ha altri contrappesi, ma non ha questo problema. Hollande non è proprio la stessa cosa, ma è quasi la stessa cosa. Noi stiamo facendo un esperimento dal punto di vista istituzionale ardito, quello di creare qualche cosa che una repubblica parlamentare però somiglia molto a una repubblica presidenziale. Riuscirà questo esperimento? Nessuno può dirlo, però certo questo è un motivo di riflessione. Quanto alla legge elettorale, ricorderò che raramente le leggi elettorali funzionano nel modo in cui speravano quelli che le hanno fatte. Grazie, è scritto a parlare onorevole Baldelli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sono sicuro che si tratti di un esperimento ardito, per riprendere le parole del collega Buttiglione, perché in primis ci si viene a dire che questo è un impegno che la maggioranza si è presa con gli elettori. Già un collega che ha parlato prima di me ha spiegato che gli impegni con gli elettori si prendono in campagna elettorale e non ci si prendono, e non si prendono, diciamo, estemporaneamente in TV o in qualche altra trasmissione. In secondo luogo, Presidente, la farraginosità, la nebulosità di questa norma, anche specifica, è di fronte all'attenzione di tutti. È vero quello che dice il collega Buttiglione, che una legge costituzionale si farà in un secondo momento, ma è come se noi in questa carta scrivessimo un principio di delega, non essendo chiaro il principio di delega originario, come potrà essere chiara la legge costituzionale che verrà dopo? E poi permettetemi anche di chiarire un'altra cosa. Io ho sentito un accostamento curioso tra la riforma costituzionale che fu fatta dalla maggioranza che nel 2005 sosteneva il governo Berlusconi. Ecco, quella, ad esempio, era una riforma costituzionale frutto di un impegno che Silvio Berlusconi, che i partiti che allora sostenevano quella maggioranza, Forza Italia, Alleanza Nazionale, la Lega Nord, l'UDC, il CCD, dove militava lo stesso onorevole Buttiglione, sono andati davanti agli elettori a prendersi l'impegno di riformare l'architettura istituzionale dello Stato. E quella era la riforma che in ottemperanza al loro programma elettorale era stata approvata, che è stata bocciata dagli elettori in un referendum e in quel caso evidentemente prevale, come è giusto che sia, la sovranità popolare, ma qui non stiamo parlando di un percorso costituzionalmente illegittimo, qui stiamo parlando di non solo un percorso che non vede coinvolta una parte dell'opposizione, perché sì, è vero, Presidente, che il mio partito inizialmente era convintamente favorevole a questo percorso, all'avvio di un percorso di riforme condiviso perché le regole vanno condivise. Lo è stato a tal punto, Presidente, che una parte del mio partito tanto era convinta della giustezza di queste riforme che quando si è trattato di scegliere tra le riforme il partito ha scelto le riforme. Quindi pensate quanto erano convinti. Però, colleghi, un conto era quella maggioranza del governo Berlusconi, con deputati eletti nel proporzionale, nel 25% di proporzionale e nei collegi, con addirittura meno eletti di quelli a cui avrebbe avuto diritto, perché tutti sanno, quelli che erano in quest'Aula e quelli che l'hanno studiata, qual era la storia dello scorporo della legge proporzionale in quegli anni. Berlusconi aveva meno voti in questo Parlamento di quelli a cui avrebbe avuto diritto. Un conto era quella maggioranza che approvava, un conto è questa maggioranza in cui in questo ramo dell'Assemblea, ad aula vuota, di notte, votando gli emendamenti, una maggioranza con un gruppo che quasi sostanzialmente da solo rappresenta questa maggioranza a seguito di un premio incostituzionale, approva senza il dibattito e senza la collaborazione dell'opposizione una legge di rilevanza costituzionale come questa, una riforma come questa. Allora ci sarà una differenza in questo senso tra un impegno che ci si è presi con gli elettori, tra una maggioranza numerica effettiva
e una maggioranza che non è quella che esce dalle urne, perché dalle urne il premio di maggioranza che è andato al centro-sinistra era un premio di maggioranza che includeva Sella, ad esempio, non includeva Scelta Civica. Quindi ci sono delle differenze profonde, sostanziali. Mi verrebbe da dire che si è trattato veramente di un esperimento ardito, come diceva l'onorevole Buttiglione, perché è vero che se si vuole si prova e anche si cerca di fare una riforma di tipo presidenziale per conoscere la sera delle elezioni il risultato. A me, onorevole Buttiglione, mi sembra che si stia facendo una riforma che punta a saperlo la sera prima delle elezioni qual è il risultato, con questa composizione del Senato. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Dieni, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Più che esperimento ardito, qui c'è proprio un esperimento mal riuscito, ma mal riuscito dall'inizio. Questa riforma costituzionale, ripeto, nessuno ha dato mandato, nessun elettore ha dato mandato neanche al PD per trasformare 40 articoli della Costituzione. Prevede appunto una procedura aggravata, la procedura dell'articolo 138, che può non piacere, ma che questa è stata prevista a tutela e a garanzia della stessa Costituzione. Chiunque si avvicini a una lezione di diritto costituzionale, quindi vada a seguire una lezione di diritto costituzionale, impara che la Costituzione